Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Gris. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi ci eravamo fermati esattamente qui in questo bosco incantato, oserei dire. Non so perché ragazzi, ma le sue fattezze mi ricordano proprio qualcosa di lontanamente, insomma, vicino a non so, le ambientazioni della Bella Addormentata nel bosco della Disney. Ovviamente non ci si assomiglia per niente, ma qualcosa insomma di ricollegamento me l'ha fatto venire. Per cui eravamo atterrati proprio qui e la musica, come sempre ragazzi, già si sta dimostrando incredibilmente presente. Quindi oltre questa colonna non possiamo andare, quindi voltiamoci e proseguiamo dall'altra parte. E sono contenta perché comunque alcuni di voi hanno accolto con entusiasmo questa serie e apprezzato particolarmente questo gioco, che comunque già ragazzi dimostra di essere una piccola perla. Queste palline nere con queste foglie sopra la testa che sono meravigliose si sono nascoste al nostro passaggio e si nascondono al nostro passaggio. Amore, ma non ti voglio fare del male, ma sei bellissima pallina nera con gli occhietti, ma quanto è bella ragazzi. Oh, è proprio super tenera. Oh, ma questo bosco è abitato da questi esserini tanto tanto teneri. Allora, vediamo un attimino cosa possiamo fare. Non ci dimentichiamo che alcuni elementi, ragazzi, che ci circondano possono essere distrutti, però bisogna fare attenzione. Io mi chiedo, allora, visto che fino ad adesso, ragazzi, le ambientazioni sono sempre state comunque illuminate, quindi hanno sempre avuto un aspetto diurno, ecco, diciamo così. Mi chiedo se questo gioco prima o poi arriverà un momento in cui le ambientazioni diventeranno oscure, un minimo più spaventose, chi lo sa, chi lo sa. Ma dai, che figata, raga. Cioè, tipo i giochi platform, sapete, dove scompaiono o si alzano e si abbassano le piattaforme. Qua invece si formano e si disfano con questo movimento assolutamente leggiadro e meraviglioso, ragazzi. Cioè, ma è fantastico. Assolutamente fantastico. È originale pure nel modo in cui fanno apparire e sparire le piattaforme su cui saltare. Cioè, che dire. Wow! Visto Peachy, piccolo testa di sasso, ti chiamerò così, piccolo testa di sasso, torna qui. Ma dai, che bello, cominciano ad inserire anche altri elementi vivi, ragazzi. Attenzione, ho visto che ti sei nascosto, ho visto, so che sei qui, queste foglie sono sopra la tua testa, però vabbè, dai, farò finta di niente stavolta. Op. Benissimo, continuiamo. Mi chiedo, oh, eccolo nello sfondo, ragazzi. Cioè, nello sfondo, in primo piano in questo caso. Oh, ma quanto è poetica questa ambientazione, ragazzi. Cioè, ma quanto è bello. Credo sia incommentabile. Cioè, davvero, non si può dire più di tanto, e non si possono che ripetere cose che già abbiamo detto e ridetto, ma che io ho detto addirittura già dal primo episodio, ragazzi, di questo gioco, su questo gioco, e che continuerò a ripetere, cioè senza alcuna paura, perché è incredibile. È assolutamente incredibile. Aspettiamo che si formino, ragazzi, le piattaforme così come ci servono. Voilà. Yuhu! Eccoci qua. Ok, siamo dall'altra parte. Andiamo avanti. Finora non abbiamo incontrato niente tipo da poter rompere o cose del genere. Stiamo soltanto avanzando all'interno di questo meraviglioso ambiente boschivo.
e dalla magia unica. Oh, è irripetibile. Ok, allora questa non si muove, perfetto. Benissimo così, andiamo avanti ragazzi. Andiamo un attimo di qua. Si può salire anche di là, per cui come sempre la scelta della strada, ragazzi, mi lascia un attimino dubbiosa. Credo si continui comunque da questa parte, per cui direi di provare a vedere di qua cosa c'è. Ecco qua. Ok, saliamo pure di qua. E da questa parte, da nessun'altra parte appunto si può andare. Quindi aspettiamo che si riformi la piattaforma. Eccola qua. Qua è veloce, dobbiamo fare attenzione. Ah no, queste se ne vanno insieme. Mannaggia alla miseria, sono caduta fino a sotto. Va bene, dai, riproviamoci con tutta la calma del mondo, perché questo ambiente, ragazzi, non fa che trasmettermi calma, assoluta calma, veramente. Sarà la musica, saranno i colori, non lo so cosa hanno fatto a questo gioco per far sì che mi trasmetta tutta questa calma. Incredibile. Ok, allora, se questi spariscono insieme, dobbiamo essere talmente veloci. Ok. Oh, ma come faccio? Accipicchia. Ah, forse ho capito, aspettate, ecco, però se cado non ci siamo. Allora, forse ho capito. Datemi un secondo e vediamo se riesco a dimostrarvi di aver capito come fare. Ok, saltiamo di qua, saltiamo qui, qui. E voilà, sì. Ok. Per una volta le mie celluline grigie sono riuscite a funzionare. Ok, continuiamo quindi ad avanzare da questa parte. Qua suppongo proprio che questa pedana, ragazzi, diciamo questa parte di ponte si possa spaccare, e credo che sia l'unica cosa che dobbiamo fare. Quindi tac. Amore, che mangia la sua mela cubica. Oddio, ma che bici sei. Ha lasciato il torsolo, però vabbè, questo dai, per il bosco. Il bosco poi si riprende quello che deve. Amore, Peachy, Peachy Teens. Amore. Oh, mi segue. Amore. Oh. Però non si vuole far vedere. Oddio, ma quanto è Peachy, ragazzi. Con i suoi occhietti neri nella sua testa cubica. Cioè, ma è bellissimo. Oh, è come avere una piccola mascotte che ci fa compagnia. È fantastico. Stai attento però, eh. Opla. Ah, lui non salta, lui passa direttamente sotto. Va benissimo così. Vediamo un attimo se qui c'è qualcosa prima di salire dall'altra parte, di andare su, perché non si può mai sapere. No, ok, di qua non si continua. Mi chiedo, caro Peachy, testa di pietra, non so come t'avevo chiamato un attimo fa, già mi sono dimenticata, come farai a salire tu sulle pedane? Non lo so, va bene, dai. Ah, qua c'è un frutto per lui. Tieni, amore. Oh, piccino lui che mangia la sua mela cubica. Ho capito, ma come salgo fin lì? Qua non ci arrivo manco se me sparo, per cui probabilmente, ok, dobbiamo salire di qua. Oh, ecco, non ho fatto in tempo ovviamente. Ecco qua, andiamo. Aspettiamo, saltiamo di qua. Saltiamo poi di qua. E voilà, tieni amore, prendi. Oh, in qualche modo mi aiuterà se gli sto dando tutta questa frutta, no? Comunque lo chiamerò Cubo. Più giusto di così proprio si muore, per cui... Tieni, Cubo, amore, prendi! Tutto per te. Oh! Sì, in qualche modo mi dovrà aiutare. Cioè, dovrà avere un senso questo piccolo esserino, no? Nessun senso? Un senso non ce l'ha? Anche se non ha senso, non lo so. Comunque non mi ha seguito, ragazzi, stavolta. Quindi magari dobbiamo scendere. Vediamo un attimo cosa succede se lo raggiungiamo adesso. Mi dai una mano, Peachy? Ti fidi di me adesso, amore? Oh, ma quanto può essere carino! Oh! Dove vai?
Aspettami! Aspettami, Kubo! Yuhu! Ok, mi ha appena salvato la partita. E Kubo adesso, ragazzi, si fida ciecamente di noi. Amore, non ha più paura, è vero. Oh! Che testa va, fa male. Amore! Imita pure quando mi trasformo in un Kubo. Oh! Cioè, ragazzi, ma è una delle cose più tenere che io abbia mai visto in vita mia, questa cosa. Cioè, così bici! È così carino, è bici! Che è indescrivibile per quanto è tenero. È caduto. Amore, stai bene? Oh, povero Pici. Non può salire con noi? Aspettate, anche perché io qua non so come proseguire adesso che ci faccio caso. E probabilmente ci serve lui per aprire qua. Per cui... Amore, ha trovato un frutto! Ma era appeso? Non ci ho fatto caso. Vieni, amore. Troviamo il modo di farti salire. Vieni con me. Salta! Ah, ecco! Perché lui ci imita in tutto e per tutto, ragazzi. No, vabbè, che spettacolo è. Ma qua lui non ci arriva manco. Ok, adesso salta. Sì! Yuhu! Eccolo là, infatti. Oddio, raga. Ma no, vabbè. È incommentabile tutto questo, veramente, ragazzi. Non ho parole per descrivervi la... Cioè, la bella sensazione che mi sta trasmettendo questo gioco. In ogni suo aspetto. Dall'aspetto visivo, dall'aspetto sonoro, dall'aspetto del contenuto anche. Adesso che c'è questo piccoletto che ci segue, cioè... È tutta la vita che aspettavo una cosa del genere. Diciamo così. Op. Ma la dovevo spaccare? Sì? Forse no. Là c'è un frutto. Caspita. Forse ci devo arrivare in qualche modo. Vabbè, mi sa che è troppo tardi. Andiamo. Andiamo, Kubo, piccolo amico. Ah, è andato di sopra lui. Aspetta. Ah no, mannaggia. Però può spaccarlo lui, guarda. Voilà. Oh, è piccolo ma è potentissimo. Oh, che bello, ragazzi, che è. E poi sapere che abbiamo una piccola compagnia. Cioè, che spettacolo. Questo possiamo romperlo? No, come non detto. Vieni, piccolo, andiamo. Salta. Ah, ecco. Ah, tieni, amore, questo è per te, guarda. Amore, Pici. Oh. Proviamo ad andare di sopra un attimo, ragazzi, a vedere. Ah, ecco. Tanto mi sa che... Ah, qua possiamo spaccarlo insieme. Sei pronto? Vai! Insieme, amore, di nuovo. Un, due, tre. Via! Dov'è? Kubo? Ah, è lì che rotola, poverino. Però è fatto di pietra, non dovrebbe farsi male. Amore, è volato via tantissimo, malissimo. Poverino. Ma qua già ci siamo stati? C'è un frutto mangiato. No, vabbè, ma... No, non credo proprio che ci siamo già stati. Però... Amore, stai bene? Oh, ti sei fatto male, Pici? No, sembra di no. Sta bene, per fortuna. E andiamo. Continuiamo. Senza paura, senza timore... Ci apri la strada, amore. Oh, va bene. Possiamo un attimo controllare di qua se c'è qualcosa, però. Aspettiamo un secondo. Oh, merda. Ma dovevo andare di là? Ma io pensavo... Oddio, vabbè, ragazzi. Ma non è possibile che magari ogni volta sbaglio strada. Pensavo che ci fosse soltanto qualcosa da prendere. Vabbè, ormai. Che dobbiamo fare? Però non credo che ci sia una strada giusta e una sbagliata. Magari pure se fossi scesa dove è sceso Kubo. Cioè, non lo so, ragazzi, non lo so. Fatto sta che mi ha appena salvato la partita. Questo l'ho spaccato, perfetto. E non so cosa ci aspetta adesso. Qua ci servono due lucci. E perfetto. Però Kubo è sparito. Cioè, si è buttato lì all'interno di quella specie di corteccia d'albero e... E non so più dov'è. Che diamine. Vabbè, allora, vediamo un attimo.
pure di qua se c'è qualche altra cosa da prendere, perché ormai non si può mai sapere. E ecco, cioè io continuo, ragazzi, a cadere, cado, non so dove finisco. Cioè, ma che diamine? Ma questi cosi sono vivi? Amori, ciao, Peach, avete visto Cubo per caso? È un vostro amico. Comunque, ripeto, io continuo a cadere, non so dove vado a finire, non so se sto facendo la cosa giusta, sinceramente, questa cosa un pochettino mi fa venire il nervoso, però, per quanto io abbia detto poc'anzi che questo gioco mi trasmette calma, ma non è il gioco che mi fa innervosire, è un attimo il fatto che io continuo a cadere senza rendermi conto e non so se sto facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata. Amore! Eccoti! Oh, grazie! Peachy! Mi ha trovato un Lucci! Grazie, amore! Ma adesso tu vieni con me? Ah, adesso qua, di qua ricadiamo. Amore, ma tu non vieni con me? Non vieni più? No. Oh, non credo che verrà, ragazzi. Oh, grazie! Grazie, Peachy! Ah, ok, lui era caduto lì dentro, quindi. Perfetto, va bene. In ogni caso, pur se per sbaglio, ragazzi, che sono caduta, sono arrivata fino a lì e ho recuperato un Lucci, per cui diciamo che va bene così per adesso. E vediamo un attimino, senza cadere, se posso arrivare da qualche altra parte di qua. Allora, aspettate. Io sono andata di là, quindi volevo un attimo vedere qui se raggiungo qualche altro posto interessante. No, qua ci sono queste immense radici di questo albero, non so se lo si può definire tale, ma penso di sì. Vediamo andando di qua, allora. Ah, da qua vabbè, dove si scende dall'altra parte, perfetto, quindi là sotto comunque non c'è niente. E va bene, quindi questo l'abbiamo comunque appurato. Andiamo di qua, se riusciamo a recuperare un altro Lucci o comunque uno di quegli elementi collezionabili. Non lo so, ragazzi, che comunque, cioè, stiamo appurando, cioè, ci stiamo rendendo conto più che altro che, ragazzi, che è grosso questo ambiente di gioco. Cioè, io adesso un po' che sto camminando. Oh, ok, cambiano quando io salto, quindi dobbiamo fare pure particolare attenzione. Che è grosso questo luogo di gioco, cioè. Ah, ecco, e quindi adesso? Ok, dobbiamo fare così, e poi colà, e poi colì, e poi colì, ecco qua di nuovo, ecco qua, perfetto. Quindi, come vi dicevo, è grande, ragazzi, è grande. È incredibile, ma è così. È bello grande, Madonna. Ok. Là sopra c'è l'altro Lucci, per cui dobbiamo fare attenzione a cosa fare di preciso. Perfetto, questo così. Ok, ci siamo già arrivati. No! Cazzo, col cazzo. Mi stava a dire. Col cazzo che già ci siamo arrivati. Ma ci arrivo sì o no lì? No, mi sta venendo il dubbio, ragazzi. Ok, sì. Perfetto, abbiamo recuperato i due lucci che ci servivano. Torniamo di qua e vediamo dove ci porta quest'altro ponte. Suppongo che ci riporterà direttamente indietro, insomma, dove ci interessa portare attualmente i nostri due lucci, ragazzi. Quindi, sì, infatti, eccoci qua. Ci ha portato direttamente qui. Utilizziamoli. Non so se ci darà un potere adesso, magari, perché prima così abbiamo acquisito il potere della pietra. Oddio, no, 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 no. Che cosa dice? Manten. No, me lo son perso. Ok, X, ragazzi, è tipo per planare, però attenzione, non è per volare. Quindi è una sorta comunque di doppio salto. Sì, questo sì. E serve a mantenere quindi la nostra piccola blu in aria quando serve. E quindi questa cosa già mi piace perché ci dà la possibilità, insomma, ci apre più che altro altre nuove possibilità. Tipo questa, per esempio. Oh, minchia che leggiadra, ragazzi, cioè.
passare dall'essere una pietra pesantissima ad essere leggiadri come una farfalla, perché il suo mantello, ragazzi, si trasforma tipo nelle ali di una farfalla, è assolutamente wow. Cioè, non credo che ci siano sinceramente molti altri commenti da fare al riguardo, per cui no, ecco, bisogna pure saperlo un attimo gestire, eh? Ecco, adesso si trasforma, quindi cadrò, però se plano fino a qua non ci sono problemi. Che spettacolo, ragazzi. Si aprono sempre nuove, quindi, possibilità. Mi chiedo se saranno gli unici due poteri a nostra disposizione, visto che comunque sono cose utili, diciamo così, nel senso, la pietra per essere pesanti e la farfalla per essere più leggeri, quindi... Che dice? Ah, ok, premi X. Quindi quando ci sono le farfalle che volano in quel modo, evidentemente possiamo eseguire uno scatto, diciamo così, di volo fino a sopra. Benissimo, ottimo a sapersi. Allora, qua la cosa è chiusa. La strada, magari, è chiusa. Quindi vediamo l'altra parte dove ci conduce, ci condurrà ancora più su. Voilà. Ok. Comunque, ragazzi, il doppio salto sì o sì in qualche modo lo dovranno inserire, perché... Cioè, ce deve sta. Allora, qua non ci arrivo nonostante il doppio salto. E ok. Però qua, ragazzi, possiamo spararci in aria. Attenzione. Ecco qua. Perfetto. Magari da qua possiamo planare. No, non credo. Fino a lì? No, non è possibile perché c'è la struttura che ce lo impedisce. Però vabbè, non credo che sia imprescindibile andare lì. Per cui intanto continuiamo di qua. Eccoci. Ah, qua sì che c'è la struttura. È mizzica. Ah, allora ok. Mi devo cominciare a planare evidentemente un po' più in basso. Cioè mi devo lanciare. Ecco, e poi... probabilmente ancora più in basso. E poi planare fino a lì. Ci riuscirò, ragazzi, ve lo assicuro, eh? Prima o poi ci riuscirò. Ok, ecco fatto. Esatto. Benissimo. Meno male che non sono stupida veramente fino in fondo, eh? Ecco fatto. Andiamo su. Oh. E la luce del sole che filtra. Oh, che meraviglia. Vediamo un po' che devo fare. Devo seguire le farfalle. Le farfalle mi terranno su? No, mi sa proprio di no. Ci dovrà pure essere qualcosa. Ah, ok, perfetto. Pure in volo, ragazzi, se finiamo su delle farfalle possiamo slanciarci in aria. Per cui dobbiamo aspettare che le farfalle arrivino ed eccoci qua. Oh, perfetto. Andiamo di qua. Andiamo di... Ok, di qua non possiamo andare, perfetto. Quindi dobbiamo procedere da quest'altra parte. Sfruttiamo... Ah, qua ragazzi... Ah no, pensavo che le colonne mi impedissero di passare. Ok, come non detto, perfetto. Le farfalle di nuovo ci aiuteranno a salire. Yuhu! Ecco fatto. È un'ascesa, ragazzi, è un'ascesa costante perché stiamo continuando a salire. E quindi la mia curiosità è dove ci condurranno. Accidenti, tempismo proprio di cacca. Quindi devo un attimo calcolare come funziona tutto questo. Ok, forse ci posso arrivare direttamente così? No. No, non puoi, giocherina. Ti sarebbe piaciuto, ma non puoi. Perfetto, va benissimo così. Ok, aspettiamo che sparisca. E ok, ce l'ho fatta. Che culo rottissimo, ma no, perché ho mancato la terza pedana. Che diamine. Stavo dicendo che la mia curiosità è di sapere dove ci sta conducendo questa ascesa. Cioè, che cos'è? Tipo una torre? Non lo so. E in cima a questa torre cosa ci sarà? Ok, perfetto. Ci serviva più che altro per darci lo slancio per arrivare fin lì. E... Ok.
Ah, qua possiamo spaccare, non ci avevo fatto caso. Adesso stavo continuando a pensare a come salire. Ed eccoci qua, ci siamo ragazzi, siamo in cima. Oh. Prepariamoci ad un momento sicuramente bellissimo. Lo sento già. Su! Su! Che c'è da dire, raga? Di nuovo. Siamo giunti qui e quello che ci ha accolto... la statua di una donna che piange, purtroppo. Io non ho manco fatto caso se mi ha salvato la partita, purtroppo. E di sopra c'è una donna che sembrerebbe aver smesso di piangere, perlomeno per ora, per cui continuiamo un attimo a salire. Vi ripeto, non ho fatto caso purtroppo, ragazzi, al fatto se mi ha salvato o no la partita. Quindi cercherò di prestarci attenzione. Quindi la donna ha smesso di tenersi il volto. Attenzione. Andiamo su. E di nuovo andiamo su. Whee! Oh, ammazza quante farfalle. Sono diventate nere. Oddio, che fai? Mi mangi? Oddio, Gesù. Oh! Ok, no bene. No bene. E... il bello è che all'inizio, ragazzi, l'ho visto come una figura meravigliosa. Perché comunque sarà una rondine. Non so se è una rondine. Fatto sta che... oh, merda. Attenzione, perché... minchia. Ci sbalza via e poi si trasforma e ci attende, credo, al prossimo step, suppongo. Ok, l'atmosfera per la prima volta, ragazzi, ha cominciato ad essere, tranne quando, insomma... oh, porca vacca, c'era la tempesta e la prima volta da quando c'è stata la tempesta, ok, che c'è un'atmosfera un po' più concitata. Per cui pensi di potermi spostare, non ci riuscirai fino in fondo. Perché io sono anche una roccia, oltre ad essere estremamente leggiadra. Su! Ok, non mi avrai. Ok, mi ha appena salvato la partita, ragazzi. Però direi di non interrompere qua questo momento, perché sarebbe da stupidi. E qui... oh, porca vacca! Minchia, mi ha fatto prendere un colpo, ragazzi. Oddio. Ok, non ci arriverò mai. Ok, devo salirci da qua, perfetto. Su. E su così, blu. Senza timore. Chissà perché, ragazzi, la rondine. Vi ripeto, non so se rappresenta una rondine, ma insomma con quella coda biforcuta, diciamo così, mi dà proprio l'idea di una rondine. Su. Su, blu, su. Cazzo, ho proprio avuto un tempismo proprio di cacca. E su. Eccoci qua. Aiuto. Ok, è fatto bene, ragazzi, è fatto bene. Anche il movimento della testa, del suo occhietto. Aiuto. Non mi sposterai, ti ho detto. Non ce la farai. Ah, qua forse abbiamo bisogno proprio del suo alito, credo. Del suo alito. Per poter salire. No. Ah, forse ci dobbiamo saltare dentro, da qui. Forza! Ecco, infatti, ok. Perfetto. Figo anche il fatto che usiamo a nostro vantaggio, ragazzi, il suo grido disperato, diciamo così. Cioè, bellissimo. Cioè, continuo a dirlo senza parole. Mi lascia sempre senza parole. Qualsiasi elemento nuovo inseriscano, ragazzi, è capace di lasciarmi senza parole. Ed è incredibile come anche appunto la figura di una rondine che
nella nostra realtà è comunque una figura leggiadra, ragazzi, eccetera, eccetera, e possano farla vedere come un nemico pericoloso in questo caso. Oh, ferma! Vediamo un po'. Ok, suppongo che dovremmo fare lo stesso adesso. Sfruttare. No, ma cazzo, dovevo saltare prima che cominciasse ad alitare. Ok, riproviamoci. Ok, sì. Oh, perfetto. Non so se da qua ci arrivo senza il suo alito. No, avrei dovuto usarlo anche in questo caso. Va bene. Rimediamo subito. L'importante è riuscire a comprendere i propri errori. Per cui forza e coraggio blu. Arriviamo fin qui. Ok. E di nuovo attendiamo che comincia ad urlare. Perfetto. Liberiamo le nostre amiche farfalle e andiamo su. Ci siamo? Siamo forse, stiamo di nuovo comunque, ragazzi, ascendendo. Questo è comunque, credo sia un simbolismo da notare, perché la cosa che principalmente facciamo è ascendere, cioè andare sempre su, da una parte o dall'altra, comunque andare sempre verso l'alto, e questo qualcosa significherà, credo. Però io adesso come salgo? Ah, salgo semplicemente, giocherina, perché qua c'è una scala che ti porta di sopra, quindi più semplice di così si può morire. Siamo di nuovo in cima, ragazzi, attenzione. E di nuovo possiamo andare su. Cioè, ragazzi, no, vabbè. C'è scene che sono così semplici ma così di impatto. Cioè, vi giuro, mi ha fatto venire lacrime agli occhi sto pezzo. Io continuo a chiedermi cosa cavolo significherà. Se ci sarà dato capire qualcosa alla fine del gioco, perché non è detto che tu possa capire fino in fondo quello che il gioco ha significato e cosa abbiano significato i sei simboli. Quindi ha volato insieme alla rondine, ragazzi, ed è riuscita a distruggerla, diciamo così, con il suono di quelle campane. E chi lo sa? Mi ha appena salvato la partita, per fortuna, quindi riprenderemo la nostra ascesa, perché siamo di nuovo in una colonna, ragazzi. Siamo di nuovo in una torre, scusate, diciamo così, per ascendere. Le donne che si disperano, il simbolo dell'ascesa, una rondine nera che sembrerebbe farci del male, ma che in qualche modo comunque ci aiuta anche a proseguire nel nostro percorso, la quale si dispera, grida... È nera, ragazzi, rappresenterà forse uno stato d'animo, probabilmente, che per quanto possa sembrare farci male, ci aiuta ad ascendere. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un bacio a tutti, ragazzi, da giocherina, ciao!